a Città Nostra. Quest'oggi ci occupiamo della presentazione di un libro, L'occhio mortale di Livio Pierallini, e andiamo quindi a intervistare l'autore. Tiratori scelti italiani nella Prima Guerra Mondiale, il titolo ce lo lascia intendere, però di che cosa si tratta in particolare nella tua ultima fatica? Ho dato il titolo, più che tiratori scelti, che vale come sottotitolo, quello di Occhio mortale, perché tale è il cannocchiale, l'occhio, che veniva sfruttato, utilizzato dai nostri tiratori scelti, purtroppo per rispondere d'altronde alle uccisioni che facevano gli austriaci con il loro famoso tapum, che era il suono che sentivano i nostri soldati quando sentivano fare il ta della palla che passava o colpiva, e il pum dello scoppio che arrivava in ritardo, ovviamente per la diversa velocità. E il libro tratta dei nostri tiratori, ma mentre gli altri erano numerosissimi, perché per tradizione i tedeschi e austriaci usavano le armi con un cannocchiale fino ai momenti della caccia, i nostri tiratori erano male addestrati e i tiratori normali, i tiratori scelti, e non avevano questi strumenti di precisione come gli altri, tant'è che furono adottati, pur avendoli previsti fino dal 1913, furono adottati con un certo ritardo, a guerra già iniziata. Un libro che è innanzitutto quindi un saggio tecnico-storico sulle armi utilizzate nella Prima Guerra Mondiale, che nasce anche grazie a una serie di studi che tu hai effettuato in passato sempre sugli stessi argomenti. La base di quello che scrivo è sempre la persona, le sensazioni, i sentimenti, le emozioni, le vicissitudini. E nel settore che mi interessa, insomma, nella passione che mi stimola nel fare ricerche sugli argomenti della Prima Guerra Mondiale, ho trovato pochissime ma molto forti testimonianze di cosa provavano questi tiratori scelti nello svolgere la loro attività, nell'uccidere. Questo mi ha incuriosito e ho cominciato a fare ricerca sull'argomento, scoprendo che intanto non si sapeva niente dei tiratori scelti, tant'è che erano perfino negati, in riviste specializzate era stato perfino negato che esistessero. Poi non si sapeva niente neanche di quali armi erano adottate, che tipo di cannocchiali, quali erano gli strumenti che queste persone utilizzavano. Queste ricerche, grazie in virtù anche a varie amicizie che nel giro poi degli appassionati sorgono e si trovano, sono state arricchite da un amico che è un colonnello al centro storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, che scrivendo libri ha accesso alla documentazione, e quindi siamo riusciti a trovare documenti probanti sia sulla tipo di arma sia sul tipo di cannocchiale, e nel libro sono riportati i documenti e anche disegni, schizzi, delle fotografie sia del fucile sia del cannocchiale, però ripeto sono a supporto della parte centrale del libro che concerne le persone, i pensieri, le preoccupazioni di chi era costretto a uccidere, perché poi quello che pensano questi nessuno di loro, in quell'epoca in particolare, che c'era ancora un sentimento di rispetto umano anche verso il nemico, nessuno di loro l'ha fatto, pur facendo il proprio dovere, l'ha fatto con cattiveria, ecco. E lo si rileva bene dalle loro testimonianze. Parlando di questo libro, riprendiamo anche un discorso già cominciato con te nel luglio scorso, quando venimmo a visitare la mostra sulla Grande Guerra che avevi curato insieme anche ad altri appassionati aretini nell'atrio del Palazzo Comunale. Come nasce questa passione appunto per questo argomento? Io do sempre la colpa al nonno,
perché anche l'altra volta lo dissi, il nonno ha fatto la guerra, come tutte le persone che hanno fatto, hanno vissuto quei periodi tremendi, è tornata a casa con ricordi indelebili su questo, e pur non parlandone molto, però gli accenni che faceva erano sempre positivi. Intanto premetto, la zia, quindi la figlia di mio nonno, si chiamava Marna e mio babbo si chiamava Wilson, che non è un caso, insomma, il fiume francese che fermò i tedeschi e il presidente americano che contribuì alla vittoria dell'intesa. Ma il nonno mi raccontava delle cose belle che lui aveva visto, in questa sua esperienza, di quello che lui aveva notato. Le cose non diciamo belle, forse è una parola un po' troppo grossa, meno sconvolgenti, e mi raccontava quando con gli austriaci facevano lo scambio di vino per sigarette o di pane per tabacco, degli scavi nelle gallerie, delle visioni che si avevano, delle montagne da questi scorci pur allucinanti, no? che erano costretti, dove erano costretti a vivere. E io ho voluto rivivere quei momenti appena più grande, e andando nei luoghi che mio nonno mi aveva descritto. E finisce, e poi può sapere la storia del luogo. Poi, sapendo la storia del luogo, viene fuori logicamente le persone, perché non è il luogo in per se stesso. Le persone ci hanno vissuto, come hanno vissuto, ci sono addirittura i nomi di molti di loro, con le descrizioni nei vecchi libri si ritrova tutta la vita di queste persone. E è diventata piano piano una passione. Dopodiché si trovano i cimeli. Viaggiando per trincee trovi cimeli che ti incuriosiscono, e da lì di nuovo cerchi di capire com'è che questa gente viveva, sempre partendo però dalle persone. Quindi trovi una gavetta e trovi coperchio con tutti i buchini. E perché ci facevano i buchini? Ci grattavano il formaggio, ci calavano la pasta? Ma come cavolo vivevano questi tipo trogloditi in questa immensa fossa, che era la trincea che andava dal Carso fino alla Svizzera, 600 chilometri, con fango, umidità, pioggia o neve che fosse, sole tremendo, arsura e morte, c'era di tutto. Quindi finisci che vieni coinvolto in una qualcosa che non ha provocato. Ecco, non temi di avere qualche critica per questa tua passione, per comunque la guerra, le armi, che qualcuno ti possa dare del guerrafondaio? No, davvero, perché oddio, il mondo è sempre pieno di persone che magari molte volte pensano senza riflettere, cioè prima premere il bottone prima di pensare, perché molte persone attribuiscono agli oggetti quello che è responsabilità degli uomini. Sono gli uomini che hanno usato le armi, le armi sono state usate, sono esistite, hanno ucciso, ma dietro c'erano gli uomini. Quindi capire le passioni umane di un tempo, di quello che ha spinto a uccidere e di quello che è stata la reazione di chi ha dovuto o uccidere o comunque sopravvissuto, porta a capire quanto ancora oggi siamo stupidi, perché la stupidità umana è ancora a un livello abissale, insomma, e nonostante tutte le esperienze che sono state fatte, 20 milioni di morti nella prima guerra mondiale, le sofferenze delle dittature che sono venute a causa della prima guerra mondiale e del trattato di Versailles, che era fatto, insomma, potevano pensare di più prima di farlo, 50 milioni di morti la seconda guerra mondiale, oggi si vive ancora le conseguenze di quelle epoche lì, non è che oggi, e oggi ancora si parla di fare le guerre, di ammazzarsi per credi religiosi diversi, per altro che guerrafondaio. Poco fa che il libro è un saggio tecnico, ma è anche un documento storico, soprattutto per ricordare, ricordavi tu poco fa, le brutture di quel periodo e per far pensare quello che è stato alla gente, magari perché non succeda più, no? La parte che appunto era quella più stimolante poi di questo libro è quella che appunto ha spinto a fare le ricerche, è quella di chi di questi personaggi
Oppure ne cito per esempio Michele Campana, che era un futurista. I futuristi erano quelli che dicevano la guerra è giusta, anzi la guerra è purificatrice, il sangue purificherà, questo creerà un mondo nuovo, tutte queste cose qui. E Michele Campana è uno di quelli che più di altri si pone il problema di perché ho ucciso, tant'è che Perché ho ucciso è il titolo di un suo libro rarissimo che lui ha scritto in ospedale nel 18. E altre testimonianze sono di un ragazzo, un'altra testimonianza molto commovente è di un ragazzo giovane che per coerenza con il proprio credo aveva rifiutato di fare la scuola ufficiale pur avendo un titolo di studio che gli consentiva l'accesso. Lui fa il tiratore e si pone anche lui tutti i problemi, tutte le angustie che nascono nello spirito nel dover uccidere, tant'è che il primo colpo che deve sparare, che sparerà, lo spara contro dei muri, ma ci sta dalla mattina alla sera prima di sparare questo primo colpo. E lui morirà in campo di concentramento perché non avevano cibo da dare ai prigionieri. I prigionieri ufficiali erano alimentati meglio della truppa che era in condizioni veramente di gravissimo deperimento e viene colpito da malattia e muore. E il suo amico coetaneo, che ha lo stesso titolo di studio che aveva fatto l'ufficiale, è quello che salva il diario di questo ragazzo e che consente di venirne a conoscenza. E dentro ce ne sono 8 o 9 di queste testimonianze che sono qualcuna più cruda. Ce ne sono un paio di quello che tira a un soldato, gli tira nel ginocchio in maniera da farlo sporgere e poterlo ammazzare, e poi l'altro va a soccorrerlo e ti spara anche a quello che va a soccorrerlo. Ci sono vari modi però che consentono di capire quanto è brutta l'uccidere, perché è ovvio, ma se non si sente il racconto di chi l'ha fatto difficilmente si capisce. Ma vorrei che si riflettesse su un'altra cosa: questo descrive comunque, come ho detto anche prima, situazioni di persone che emotivamente sono in grado di vivere questi fatti perché li vivono in prima persona, perché sono gli attori diretti. Le guerre moderne sono, oltre che ugualmente stupide e micidiali, sono ancora più micidiali. Perché oggi si rischia, nelle guerre attuali, si rischia di non sapere neanche perché, come, in quale situazione si agisce e si distruggono migliaia di altre vite, che fra l'altro sono anche inconsapevoli, almeno in questo caso erano dei militari che avevano ordine di ammazzarsi finché uno dei due non vinceva. Ma oggi si colpisce la popolazione civile, si colpisce. Non è più una guerra vera, per quanto fosse, comunque aveva le sue regole, diciamo. Ecco. Oggi si uccide e ripeto, e nonostante tutti i drammi passati si continua a fare questo. E vorrei, ecco, che gli appassionati troveranno tutto quello che li può soddisfare, da come fu adottato il 91, le varie tipologie di armi, i tipi di cannocchiale che sono per la prima volta mostrati e documentati, le fotografie rarissime dei tiratori scelti, e i documenti, il tipo di munizioni, perché un fucile senza munizioni adeguate non spara. Fra l'altro si può anche essere orgogliosi e ritornare orgogliosi dei nostri antenati, capacissimi ingegneri che riuscivano a fare cose incredibili e le facevano senza computer, quei calcoli folli che io ho trovato nelle libri di allora, formule, cose impensabili per studiare sia i materiali sia la balistica, e i documenti che compravano il tutto, ma la parte centrale è quella della quale si parlava finora, insomma. Anime in guerra, quindi, che poi è anche il titolo della tua prima fatica letteraria e che si riconnette strettamente a quello appunto di cui abbiamo parlato fino ad ora. È un filologico che collega l'uno all'altro, anche se questo è un libro più tecnico, perché comunque doveva essere dato, dovrebbero essere date spiegazioni, documentazioni a chi voleva approfondire l'argomento, perché, insomma, ripeto, non essendone mai stato parlato, salvo occasionalmente. Qui c'è tutto quello che può soddisfare le curiosità, ma se la parte, come ho detto, principale è la persona, è l'uomo,
Anime in guerra, il titolo stesso lo dice, erano le persone che la guerra l'hanno dovuta subire e vivere. Di queste persone, al momento che scrisse quel libro, sapevano solamente percezioni di ex soldati e non di come erano collocati in quel momento della loro vita, in quel momento storico. Sono paroloni, però pensiamo alla vita di quei, erano in una situazione dove c'erano speranze, era un mondo in evoluzione, dove tutto sembrava possibile e da un momento all'altro si interrompe tutto e si casca in questo baratro tremendo. Ecco perché il titolo Anima in guerra e poi appunto descrive le varie situazioni nelle quali i soldati e gli uomini dovettero vivere. Dove è possibile reperire, per chi fosse interessato a leggere il tuo libro, qui ad Arezzo, dove è possibile acquistarlo? Alla Mondadori, perché la casa editrice del libro è Itinera, una casa specializzata di Bassano de Grappa, è specializzata in questo tipo di libri, per libri che concernono la Prima Guerra Mondiale o alcune vicende del Vicentino, particolare la Prima Guerra Mondiale. È una buona casa editrice, che però essendo un settore per appassionati, diretta a appassionati, non ha una distribuzione nazionale come altre case editrici che trattano di tutto, è di nicchia, diciamo, ecco. E ha quindi si è appoggiata alla Mondadori, e la Mondadori o ha il libro o è in grado di farlo arrivare a chi è curioso di leggere qualcosa di così particolare. Ringraziamo Livio Pierallini per essere stata a nostra disposizione e gli diamo appuntamento magari al prossimo libro, alla sua prossima fatica, sempre sulla Prima Guerra Mondiale, sempre inerente alla storia.